Bene, buonasera e benvenuti a tutti e a tutte. Ho il compito bello e fortunato di coordinare e moderare questo incontro. Vorrei innanzitutto, non so quanti di voi abbiano già letto il libro, io ho avuto la fortuna di farlo ed è un libro, a mio avviso, molto molto bello, ricco di temi importanti, non facili e che nel mio percorso, devo dire, collega una serie di punti che forse non facilmente sono collegabili con grande respiro e anche libertà di pensiero, e questo mi ha davvero sorpreso. Colpisce nella lettura del libro un po' la relazione con il momento in cui questo libro è nato, e quindi mi permetterei di chiedere un po' come prima domanda e punto di avvio di questo incontro, qual è stata la relazione tra il momento in cui hai iniziato a scrivere il libro e quello che poi succede in quegli anni? Perché si parla molto di Covid-19, si parla molto di Black Lives Matter, e quindi questo mi sembra interessante, la relazione tra il contesto presente e una ricerca che affonda invece anche a epoche che sono ormai di secoli passati. First of all, let me say what a pleasure it is to be here. I've done several events here, and it's always nice to be back. And thank you all for coming. Innanzitutto cominciamo col dire che è un grande piacere per me essere qui. Non è la prima volta, già ho fatto altri eventi qui ed è sempre un grande piacere tornare. And it's especially a pleasure because both my translators live here. Anna Nodotti and Norman Gobetti, who have been translating my work for a very long time. Ed è un piacere sempre speciale perché ci sono qui in sala anche Anna Nanotti e Norman Gobetti, che sono i miei traduttori storici. E io mi permetto di dire un applauso ai traduttori. Many of the themes of this book I've been thinking about since I finished my book, The Great Derangement. And they've been sort of in my, they had been in my head for a long time. And very soon after I finished writing The Great Derangement, I was invited to go to Indonesia. And, you know, I went to the Banda Islands. And I think this visit to the Banda Islands really brought all these themes together, you know. And yet, I did not know that at the time, because one never knows, you know, when you visit a place, what it's going to do to your thinking. You know, as I thought about it more and more, these ideas gelled. And as it happened, I had some other projects that I was working on. But in early 2020, I decided to start working on this book. And I finished a project, another project, Jungle Nama, just in the first week of March 2020, and just as the pandemic was breaking out. And that's when I started working on this book. And it gave a sort of incredible urgency, you know, to the writing. And I really wrote it at a stretch over several months. Allora, effettivamente sono delle tematiche che mi stanno a cuore da tempo, in particolare da quando ho terminato di scrivere quello che in italiano si chiama La Grande Cecità, e da allora ho continuato ad avere questi pensieri nella mia testa, mi tornavano queste tematiche, questi argomenti. E poco dopo aver terminato appunto La Grande Cecità, sono stato invitato ad andare in Indonesia. E durante questo viaggio in Indonesia sono andato anche a visitare le isole Banda. Qui tante cose hanno cominciato, come dire, a prendere un senso, a configurarsi in maniera diversa. Ovviamente quando vai da qualche parte non sai che effetto avrà quel luogo su di te, e anche in questo caso appunto era così, io non sapevo cosa aspettarmi, eppure a seguito appunto di questo viaggio queste idee hanno continuato a, come dire, riorganizzarsi nella mia mente e ad avere una loro importanza, una loro rilevanza. Al momento, all'epoca io ero impegnato su altri progetti,
scritti e all'inizio del 2020 ho deciso appunto di cominciare a scrivere questo libro. Avevo appena terminato un altro libro, ovvero Jungle Nama, la prima settimana del fatidico marzo 2020 e a quel punto comincia la pandemia e io comincio a lavorare su questo libro e mi rendo conto che nel contesto in cui mi trovo è assolutamente ancora più impellente questa necessità di scrivere questa storia e appunto da lì è nato il tutto. Grazie. Alcuni dei temi, mi rivolgo poi a Barbara, siamo in questi giorni anche un po' scambiati, suggestioni, vengono già in apertura del libro annunciati e sono un po' un filo conduttore di tutta la narrazione. In particolare mi viene in mente questo concetto di terraformazione e un altro concetto impegnativo, complicato, che è quello addirittura di omnicidio. Sembra quasi appunto che questa civiltà occidentale in qualche modo più o meno consapevolmente punti quasi a divorare se stessa, parte dalla terra e prosegue. Ieri nelle cose che ci dicevamo mi sembrava che su questo tu avessi un punto di vista interessante e ti chiederei magari da lì di partire. Sì, grazie di avermi invitato, sono molto felice di essere qui. Provo a rispondere a questa domanda. Condivido con voi anche il fatto che ho letto il libro di Amitav, l'ho letto velocemente per essere pronta oggi, ma ho provato veramente quel senso di gratitudine verso di lui per averlo scritto, perché è un libro profondamente ispirante e per noi, io rappresento Slow Food, che ci occupiamo per l'appunto di sistemi alimentari, di cibo, di produzione alimentare e di come questo riguardi tutti gli altri aspetti della nostra vita, ho trovato moltissimi spunti di fascinazione e anche di riflessione a partire dal fatto che si parla di noce moscata e si parla di noce moscata per parlare dell'umanità in generale. Allora torno al tema della terraformazione, che per chi non ha letto il libro è questa spinta a modellare la terra, una spinta a modellare la terra, quindi arrivare in un luogo e modificarlo in funzione delle nostre esigenze, a volte in maniera anche scellerata, mi viene da dire, o devastante, con effetti devastanti. Ecco, questa spinta alla terraformazione, ci si domanda fino a che punto si arriva con questa terraformazione, e si arriva talvolta all'esaurimento della terra. Qui introduco un argomento che noi trattiamo spesso e che è legato proprio all'esaurimento della terra. In Italia abbiamo per esempio un problema legato alla fertilità del suolo, ed è un problema che ci riguarda tutti, perché se non c'è suolo fertile non c'è agricoltura, e se non c'è agricoltura non c'è cibo. E noi che siamo fortunati mangiamo 3, 4, 5 volte al giorno. Ogni tanto compriamo un vestito, una sedia, una macchina, ma 3, 4, 5 volte al giorno mangiamo il cibo. In Italia il terreno fertile attualmente intorno all'1% di carbonio, il terreno è fertile intorno al 3% di carbonio. Questo significa che siamo molto vicini alla desertificazione. E allora fin dove si deve spingere questa terraformazione? Amitav dice che si spinge fino all'esaurimento, e questo esaurimento però, prima ancora che essere un esaurimento biologico, no? Chimico, effettivo, è un esaurimento, che forse è ancora più drammatico, di significato. Cioè noi ci fermiamo quando non riusciamo più a trovare significanza nel soggiogare la terra e la natura. Ecco, forse dovremmo fermarci un attimo prima, questa è la riflessione. I think, especially in regard to terraforming, that is, let's call it geoengineering, or making major interventions in the landscape, it's interesting to be talking about it here, where in the headlands of the Po River, because actually the Po River is the most engineered of all rivers, and the most engineered part of it is the area in the Veneto,
and it's been engineered over centuries. And now we see that that engineering is coming apart, you know, and I think we see that as a rule almost everywhere we go, that the more the land is engineered, the more it's coming apart. So, for example, in California, you have these incredible wildfires. All along the West Coast, you have them, the West Coast of America. But, you know, the whole idea of terraforming a landscape arises out of a sense of mastery, that, you know, we can make the land do whatever it like, whatever we like. And I think it's out of that sense of mastery also that there arises this sense that the earth, well, we've already mastered the earth. You know, there's nothing left. There are no challenges, you know. So let's think about going to Mars, you know. But again, you know, if you think about it, what is the earth really exhausted of? And I think that's really the issue, because I've quoted in the book some passages from Tennyson and so on, you know, where it's interesting how even a major poet comes to regard the earth as something that's exhausted, you know. And yet, that's what it is. It's exhausted of meaning. It's exhausted of significance. And I think that's something that is very deep, especially within Anglo-American culture. Effettivamente, sì, sono d'accordo. Quando penso a questo concetto di terraformazione, per l'appunto, che si potrebbe anche definire come geoengineering, geoingegneria, per così dire, come un modellare il paesaggio, penso che qui dove mi trovo oggi ci sia una particolare rilevanza. Anche in questo caso siamo nella Valle del Po e il Po è uno dei fiumi più altamente ingegnerizzati che possiamo immaginare, soprattutto nella zona del Veneto, e questo da secoli. Però cosa succede? Che più si ingegnerizza, più si interviene, e più poi cominciamo ad osservare che poi la struttura viene meno, qualcosa non funziona più, e più ci si sforza di fare e più questo fenomeno appunto diventa evidente. Pensiamo non soltanto appunto alla Valle del Po, ma anche ad esempio alla California, che è di nuovo una zona soggetta appunto a un alto livello di geoengineering. E in California, ad esempio, ci sono stati e ci sono questi incendi boschivi devastanti lungo tutta la costa appunto occidentale degli Stati Uniti. E se vogliamo, si può ricondurre questo concetto di terraformazione proprio all'idea di aver ormai assunto il controllo della terra. Noi siamo i signori della terra, e quindi facciamo fare alla terra un po' quello che ci pare e la usiamo per fare un po' quello che ci pare. E addirittura siamo arrivati a un punto in cui stiamo cominciando a pensare: abbiamo già fatto tutto quello che potevamo con la terra, adesso guardiamo oltre, andiamo su Marte, non c'è più niente che ci riguardi da fare sulla terra, abbiamo già fatto tutto. Ma effettivamente bisogna chiedersi: ma non è che magari abbiamo già fatto tutto, nel senso che questa povera terra è esaurita, perché noi abbiamo fatto tutto questo? E anche ad esempio un poeta come ad esempio Tennyson, ne parlo anche tra altri nel mio libro, si pone la questione del nostro pianeta che va esaurendosi a seguito di quello che noi facciamo, ed è quindi questo concetto dell'esaurimento del nostro pianeta è qualcosa che ha un profondo significato, una significanza particolare che va molto molto in profondità, soprattutto nella sfera anglo-americana. Questo tema di ingegnerizzare la terra, nel libro si segue molto bene l'esempio appunto delle Banda Island, è straordinario, perché la vicenda vede questo di fatto atto di vero e proprio genocidio da parte delle compagnie degli indi olandesi, finalizzato esclusivamente ad assumere il controllo e la proprietà di quel terreno, di quel territorio, perché appunto c'erano gli alberi che producevano la noce moscata. Dopodiché inizia una fase successiva, che è quella anche di, ai noi, di ingegnerizzazione del rapporto uomo-uomo, perché poi là, a quel punto, avendo ucciso tutte le persone che vivevano su quell'isola, cosa si fa? Arriva la schiavitù, e quindi portiamo su quella terra e deportiamo su quelle isole persone
che venivano da tutte altre parti del mondo, che ridotte in condizione di schiavitù, e quindi questa sorta di progressione di cui non si vede poi una reale fine. Quello che oggi sappiamo e che nel libro ci viene raccontato è che in realtà oggi, a causa del cambiamento climatico, quella terra non produce più quei beni come li produceva una volta, e quindi perde nella nostra visione di interesse e di centralità. Nel tenere questo racconto c'è invece tutto un altro aspetto interessante, e su questo ti inviterei, che è quello del rapporto con la terra stessa, di come questo non si perda, di questa visione quasi animista del rapporto tra l'uomo e la terra, e di come, superando una dimensione che noi viviamo molto in relazione al nostro tempo, se siamo più in relazione invece con lo spazio, alcuni nostri punti di riferimento possono essere completamente ribaltati. Sì, mi ha colpito molto, è un percorso che conosciamo, è un meccanismo che conosciamo, ma è descritto con una tale neutralità che riesce a evidenziarne la ferocia, ed è quello del non riconoscere una cultura a coloro che si vogliono assoggettare. E allora c'è tutto un processo di negazione, di rifiuto, di svilimento della cultura, quale che sia. Può essere la profanazione di luoghi sacri, cosa che avviene anche tuttora. Penso alla citata protesta dei manifestanti di Standing Rock, che sapete protestano da anni, stanno risiedendo in quella zona del Nord America, perché da lì, che è una zona sacra, considerata sacra per i Lakota, avrebbe dovuto passare un gasdotto. Per fortuna la costruzione è stata bloccata proprio grazie a questi manifestanti. Ma ecco, per dire che è proprio un processo che si ripete, questo della negazione, del rifiuto, del riconoscimento di un linguaggio. Perché anche lì il linguaggio non deve soltanto esistere, ma deve essere riconoscibile. Ed è nel fatto che non venga riconosciuto il primo atto di violenza. E questo nel libro di Amitav in realtà va a indagare a linguaggi altri. Quindi ci sono i linguaggi di popolazioni e comunità che non conosciamo e che non capiamo. Ci sono anche linguaggi del mistero della terra, i linguaggi di tutti quei meccanismi della natura che ancora non siamo riusciti a penetrare, che forse non penetreremo mai e che forse non dobbiamo penetrare proprio per non arrivare a quell'esaurimento del significato. E qui ci metto anche il linguaggio degli animali, che sono silenti, ma anche dei fiumi, dei boschi. Non so, forse non sono silenti, parlano però un linguaggio che noi non arriviamo a capire. E rinnegare questo linguaggio effettivamente è già un primo passaggio di modellazione, di soggiogamento dell'altro, quale che sia, umano e non umano, perché appunto c'è un respiro così ampio nel libro, per cui si parla della vita nella sua complessità, in tutte le sue forme, non soltanto il mio prossimo in quanto essere umano, ma l'ecosistema complessivo. Quindi ecco, c'è questi canti, mi ha colpito molto il tema dei canti. Viene raccontato l'episodio di un giardiniere, che è un indigeno che conosce molto bene tantissime specie botaniche, e quindi mentre guida un ricercatore, mi pare, all'interno di questi paesaggi naturali, menziona, dà un nome a tutto, la pianta, l'albero, il fiore. Quindi questa persona si congratula con lui e dice: accidenti, ma sei bravissimo, conosci tantissime varietà, conosci tutti i loro nomi. E lui abbassa la testa e dice: ma non ne conosco il canto. E questo tema dei canti, del vivente, ritorna molte volte. Non si conosce il canto del bosco, del Po, della terra che perde fertilità, degli animali e degli esseri umani.
Yes, that's very much one of the themes of the book, that is how we relate to the land, how we relate to particular products of the land. And it's true, I've just come from northeastern India, from Meghalaya, which is in the northeast of India. And over there, I was traveling with a young man who's, been everywhere in the world and is very modern and so on. And still, I mean, he's indigenous to that region. When he goes into a forest, he stops at the edge of the forest and asks permission, from the trees. And this is something that you find in so many places, in so many cultures, this tradition of relating to something in a particular way. And, that tradition still exists in some places, mainly in Europe, because you were fortunate not to be colonized by the Dutch. For example, Parmesan cheese has to be from Parma. Similarly, Bordeaux wine has to be from Bordeaux. So what that implies is a recognition that there's a connection between the terroir, the people, and the product, So it would never occur to the Dutch, for example, to think, okay, I'll go to Bordeaux, I'll kill all the people there, and I'll just take the grapes and I'll make wine over there, Why? Because, when you're within a culture, in some sense you recognize this, that there's a connection between places and land. And that's the connection that comes to be broken with colonization. So they could go to the Banda Islands and they could think, okay, we'll kill all the people and we'll just make this a nutmeg factory, But in fact, they couldn't, because they didn't know how to grow a nutmeg tree. They had to bring back the people they had enslaved to teach them how to grow the nutmeg. I mean, can you imagine anything more horrifying than that? Mm. Sì, effettivamente questa è una delle tematiche principali del libro, ovvero come noi esseri umani ci rapportiamo alla terra, ci rapportiamo ai prodotti della terra. Ad esempio, io sono appena tornato da un viaggio nella zona nord-est dell'India, dove ho viaggiato, mi sono spostato con un giovane che in realtà è stato un po' ovunque nel mondo, ma che è originario proprio di questa zona ed è una persona assolutamente modernissima, una persona abituata appunto a viaggiare, a spostarsi, ma quando arriva sul limitare della foresta, del bosco, esita, aspetta e chiede permesso se può entrare, chiede agli alberi, si rivolge agli alberi e appunto chiede il permesso di entrare. In realtà è qualcosa che si trova poi in tanti luoghi diversi, in tante culture diverse, e il modo in cui noi ci rapportiamo a quello che ci sta attorno è magari molto diverso anche a seconda di dove ci troviamo, anche se ad esempio in Europa di luoghi di questo genere ne abbiamo tanti, anche perché abbiamo avuto la grande fortuna di non essere tutti colonizzati dagli olandesi. Che cosa voglio dire? Voglio dire che ad esempio a Bordeaux c'è questo collegamento, ci sono tanti di questi collegamenti in Europa che noi sentiamo culturalmente, quindi ad esempio a Bordeaux fanno il vino Bordeaux, e il vino Bordeaux arriva solo da lì perché lo fanno con una certa uva in un certo modo, e quello è il vino Bordeaux. Idem ad esempio per il parmigiano reggiano, che deve arrivare da una certa zona specifica ed è solo in un certo modo che poi viene prodotto il parmigiano. Ecco, in questo caso, in questi due esempi che vi ho fatto, ad esempio, c'è chiaramente una connessione tra il terroir, tra la popolazione, la gente che vive lì, e il prodotto, che appunto è poi il frutto di questo assieme di relazioni. Ma cosa hanno fatto gli olandesi appunto un tempo? Beh, hanno detto, hanno fatto qualcosa che probabilmente a Bordeaux non farebbero, cioè di dire, sai cosa, vado a Bordeaux, ammazzo tutti e mi metto a fare io il vino Bordeaux. Non l'hanno fatto gli olandesi questo, per fortuna, perché? Anche perché se fai parte di una cultura, magari certe cose le apprezzi, le capisci di più, e quindi in questo caso forse è questo che li ha, come dire, li ha anche un po' trattenuti forse di
diciamo così, ma a un certo punto questo rapporto viene meno, e viene meno in maniera eclatante, ad esempio nel caso del colonialismo, perché nel caso del colonialismo, appunto nella storia che leggete nel libro, cosa hanno fatto gli olandesi? Sono andati alle isole Banda e hanno detto: allora adesso ammazziamo tutti, perché da lì che arriva la noce moscata, e la noce moscata d'ora in poi la facciamo noi. Peccato che dopo aver ammazzato buona parte delle persone, averle ridotte in schiavitù, si siano poi resi conto che no, non la potevano fare loro la noce moscata, la loro fabbrica di noce moscata olandese. L'idea è andata un po' a farsi benedire, perché non avevano proprio le capacità per farlo, e quindi hanno dovuto riportare le persone che avevano ridotto in schiavitù dopo averle massacrate, per farsi insegnare come si fa a fare, tra virgolette, la noce moscata. Ecco, per cui appunto effettivamente c'è sempre questo rapporto molto stretto. If I can just add to that, many, many years ago, actually in 1981, when I was writing a thesis at Oxford, some friends of mine and I, we decided to go to Puglia to rent a house and work, you know, on our various theses. And it was a beautiful little town. And this town had one speciality, which was the burrata. And you can only get it there and in Puglia, but nowhere else. Even in Rome at that time, you couldn't get burrata. And it tasted so special and so wonderful. But now there's nowhere on earth that you can't get burrata. It's not only made in New York, it's made in Goa, in India, everywhere you go. And does it taste the same? I'm sorry to say it doesn't. Mi permetto anche di dire un'altra cosa, e cioè ripenso a tanti anni fa, nel 1981, stavo scrivendo la mia tesi perché ero uno studente a Oxford, e insieme a un compagno di corso abbiamo deciso di prendere in affitto una casetta in Puglia, dove appunto dedicarci alla stesura della nostra tesi. Quindi siamo lì in questa bella cittadina pugliese, da cui nel 1981 usciva quella che era la mitica burrata, che però non c'era da nessun'altra parte. Cioè, se anche andavi a Roma non la trovavi la burrata, arrivava solo da lì, e quindi noi questa burrata, insomma, era di una bontà incredibile, ci piaceva tantissimo. Però quello era 1981. Oggi la burrata la trovi ovunque, c'è la burrata made in New York, c'è la burrata made in Goa, e se posso permettermi, francamente non hanno lo stesso gusto. Visto che abbiamo anche così parlato un po' del nostro paese, mi permetto, diciamo, nel leggere il libro bisogna tenere un po' la guardia abbastanza alta, perché uno dei rischi è che comunque siamo pienamente parte di questo mondo e di questa cultura, di questa civiltà occidentale, però viviamo in un paese in cui ancora un po' ci concediamo l'idea di non essere così responsabili come gli altri, no? Cioè, in fondo non siamo olandesi, in fondo non abbiamo fatto un sacco di cose, per cui tendiamo, e io lo so, nella percezione anche individuale che abbiamo del nostro ruolo e delle nostre responsabilità, a sentirci un pochettino meno parte di questa dimensione, dove invece lo siamo a tutti gli effetti. In questo senso il libro, di nuovo, nella parte centrale affronta dei temi anche strutturali particolarmente importanti e significativi. Mi hanno colpito soprattutto, c'è tutta una parte che parla un po' di questa cortina di fumo che siamo riusciti a sollevare di fronte a certi temi ed argomenti. Parto da uno strumento di distrazione, che è quello che nel libro viene così ben descritto, che è quello della inazione, che ci riguarda anche molto da vicino e che è di fatto poi con grande chiarezza dimostrato essere una delle tecniche migliori per continuare a contribuire alla deriva di questo sistema. Sì, io quando sono diventata la presidente di Slow Food Italia da poco più di un anno, ho pensato che era un modo per fare ancora di più e ancora meglio l'attivista, che è un po' il contrario dell'inazione. Cioè, l'attivista si interessa delle cose che intorno. Spesso non è del tutto soddisfatto delle informazioni che riceve, spesso subodora qualche bugia qua e là, qualche mistificazione,
e quindi prova a fare delle ricerche più approfondite, a dissipare la cortina di fumo e si ribella all'inazione. Si ribella all'inazione facendo a volte anche delle piccole cose. Ma una piccola cosa è il 100% migliore del niente. E quindi l'inazione è stata spesso usata come un'altra arma di genocidio. Non intervenire, per esempio, quando si sono diffuse certe patologie, sono citate nel libro le vicende dei nativi d'America. Allora, semplicemente lasciare che le cose succedessero, nascondendosi tra l'altro, e questo è il paradosso che ho rilevato, dietro al fatto che fosse un fatto naturale, quando era proprio la natura quella che si combatteva fortemente. E quindi, ecco, siamo continuamente distratti in effetti e intrattenuti. C'è anche questo, un intrattenimento che diventa un obbligo e che non ci permette in effetti di concentrarci su quello che ci riguarda davvero. E dico una piccola cosa, perché permettetemi, visto che è stata da pochi giorni la giornata mondiale dell'alimentazione, quest'anno il tema scelto dalla FAO era non lasciare nessuno indietro, perché nelle circostanze attuali, che sono enormemente severe per tutti, sono un po' più severe per chi già era in difficoltà prima. E evidentemente la crisi sanitaria, la crisi climatica, ambientale, anche la crisi bellica, continuano ad enfatizzare una forbice di disuguaglianza importante relativamente ai diritti umani in generale. Quando si parla di cibo si parla di diritti umani, perché la fame, per esempio, è la negazione del diritto alla sopravvivenza. E nel 2022 si dice di non lasciare nessuno indietro, ma noi sappiamo che quasi 1 miliardo di persone muore di fame. E su questo tema, che è così odioso anche solo da sentir dire, no? Proprio la frase, quasi 1 miliardo di persone muoiono di fame, non si dice mai una grande verità, non si dice mai una cosa importante, perché ce lo rende ancora più inaccettabile. Chi muore di fame non muore perché sul pianeta non c'è abbastanza cibo, quindi non muore per scarsità, ma muore perché è povero. Nel 2022 quasi 1 miliardo di persone muoiono di fame perché sono poveri e non possono comprare il cibo, perché il pianeta produce moltissimo cibo, più di quello di cui tendenzialmente ci sarebbe bisogno, tant'è che 1/3 del cibo prodotto viene sprecato, e con quel terzo del cibo sprecato potremo sfamare quattro volte quel quasi 1 miliardo di persone che muore di fame. Allora, questo tema del perché si muore di fame per un'ingiustizia alimentare, del sistema alimentare, produttivo e distributivo, e ovviamente per iniquità del sistema economico, evidentemente sociale, non viene mai detto, perché è una di quelle cose che dissipano la cortina di fumo e ci mettono di fronte ad una realtà che ci costringerebbe a cessare l'inazione, perché nessuno di noi può sopportare di sapere questo, cioè che la gente muore di fame perché è troppo povera per acquistare il cibo. Allora ecco, rispetto all'inazione, dico contro l'inazione più attivisti, perché l'attivismo ti porta a scrivere libri, studiare, fare ricerca o a volte diventare presidente di un'associazione. You know, if you think of this whole idea of violence through inaction as opposed to directly violence through activities of violence, actually violence through inaction probably has taken more lives, because for example, British colonizers during the Great Potato Famine in Ireland refused to intervene because of this ideology of free trade, you know, which they treated as a kind of god. Similarly, in India, repeatedly in famines, they would not intervene
Whereas historically, Indian rulers had always intervened to create public works, to distribute food, etc. But they wouldn't intervene because they said it's against the laws of free trade. The argument about free trade is what they used to attack China, to force China to keep importing opium. I mean, not even importing, it was just smuggled, British people were smuggling into China. They were smuggling these enormous quantities of opium. And, in 1860, they burnt down the Summer Palace in Beijing, which is perhaps the greatest act of vandalism, next to the burning of the Library of Alexandria. And for what? To force China to continue to accept opium on a massive scale. Why? So that they could use their profits to keep creating this machine of death that really is what the great British legacy to the world is. And today, it's really, really horrifying to see that this legacy, now that they cannot inflict it anymore on the colonies, British elites are doing it to their own people. There are young kids in Britain who now go to school hungry. They can't eat. And why? It's the same crazy ideology of free trade that they've carried in their heads now for 300 years. It's so deeply rooted in their minds that they can perhaps never rid themselves of it. Right. Sì, effettivamente sono d'accordo e devo dire che se uno ci pensa, il concetto di violenza attraverso l'inazione forse ha fatto ben più vittime che non la violenza attraverso l'azione, se vogliamo. Sono di più appunto le vite che sono andate perdute. Pensiamo ad esempio al caso dell'Inghilterra che effettivamente attraverso l'inazione non ha voluto fare nulla quando c'è stata la grande carestia in Irlanda. Ad esempio, perché in nome del libero commercio, questa era la priorità assoluta, il libero scambio prima di tutto, e quindi non faccio niente in nome appunto di queste considerazioni, manco fosse una divinità a cui attenersi con grande rigore. Stessa cosa in India. In India ci sono state diverse carestie e mentre i governanti indiani ovviamente cercavano di intervenire, di fare diverse cose, invece gli inglesi assolutamente no. Perché? Perché di nuovo in nome del Dio libero scambio, libero commercio, assolutamente no. Ed anche in nome sempre di queste considerazioni di natura economica hanno poi deciso di attaccare la Cina usando il nome del commercio, o meglio del contrabbando di enormi quantità di oppio, tanto che poi si è arrivati addirittura al 1960, quando il Palazzo d'Estate di Pechino è stato bruciato, raso al suolo appunto da un incendio doloso, che è probabilmente l'atto di vandalismo più atroce che si possa pensare dopo quello contro la biblioteca di Alessandria, di Alessandria d'Egitto. E perché? Perché è stato un atto pensato per costringere la Cina a continuare questo commercio appunto dell'oppio, perché tutto gira attorno alla questione del profitto e tutto arriva in seconda battuta rispetto al profitto. E secondo me la cosa più agghiacciante in tutto questo, oggi come oggi se ci pensiamo, è l'eredità di questa, chiamiamola, tradizione, di questi trascorsi britannici, perché oggi che l'Inghilterra non può più fare tutte avere questo comportamento al di fuori dei suoi confini, lo fa col suo popolo, e quindi ha talmente radicato in sé da centinaia di anni questa ossessione per il libero commercio, che in nome del libero commercio fa sì che ci siano dei bambini in Inghilterra che vanno a scuola ma non hanno mangiato magari da 2 giorni, perché non possono permettere queste famiglie appunto di comprare da mangiare, perché sempre per questa folle idea, appunto questa adorazione del Dio appunto libero commercio. Il libro poi, diciamo, entrando nella parte un po' finale di questo incontro, guardiamo anche un attimo, ne farei almeno un paio di passaggi sul tema del futuro.
Da una parte il libro descrive il futuro in maniera, come forse inevitabile, molto molto complessa nella sua visione. Allora, dice alcune cose che almeno a me hanno lasciato per la chiarezza e la limpidezza del pensiero davvero sorpreso. Uno, che il sistema capitalistico ha un enorme bisogno di futuro. Ha bisogno di futuro perché ha un livello tale di indebitamento che se tu non riesci a far vedere un futuro lontano stai dicendo che non sei più in grado di pagare quel debito e quindi collassi. Questa visione così semplice, chiara e diretta non mi era capitato di leggerla molto spesso e comunque ti pone davanti a una questione grave. L'altro aspetto, sempre diciamo in quest'ambito su quella che è la visione del futuro, è, pur dicendo il libro che siamo quasi alla fine di questa egemonia della civiltà europea occidentale, ne descrive un po' una fase quasi estrema, che è quella che non è più solo, diciamo, partendo dalla terraformazione, che diventa quasi quella della militarizzazione del pianeta. Tant'è che dice una delle grandissime cose che nascondiamo rispetto a quello che è il tema del cambiamento climatico è l'impatto della produzione e del consumo di armi e quindi del costo ambientale delle guerre. Sorprendentemente, dice, non abbiamo quasi mai dati a disposizione. Come sempre capita, diciamo, l'ingegneria militare arriva molto prima dell'ingegneria civile e quindi sappiamo da là molte cose che poi abbiamo imparato sullo stato di degrado del nostro pianeta. E davvero là è difficile vedere un po' dove si ponga il punto limite o di non ritorno, e senza tornare all'attualità presente è chiaro che ce ne stiamo chiedendo e misurando in ogni momento, però di nuovo sembra anche oggi che la guerra è in Europa, che ancora questa parte sempre più piccola non basti mai. Diciamo, veramente pensiamo alle dichiarazioni di questi ultimi giorni di Borrell su questa idea del giardino Europa, che sono davvero straordinariamente infelici per limitarci a questo. Ecco, chiederei a Barbara su questo un passaggio e poi da bravi cerchiamo anche di vederne una visione un po' più positiva, perché altrimenti no. Prego. Sì, allora mi corre l'obbligo di menzionare un'azienda, una di quelle grandissime multinazionali che hanno dei fatturati pari al PIL di molti stati, di molti piccoli stati dell'Africa sicuramente. E ritorno sempre nel campo che mi è più consono, quindi quello del cibo, e mi rifaccio ad una dichiarazione dell'amministratore delegato di Syngenta di primavera scorsa. Syngenta, probabilmente lo sapete, è una grande multinazionale che si occupa di sementi, di bioingegneria, ma anche di prodotti chimici per l'agricoltura in generale, fertilizzanti, pesticidi, ma appunto con dimensioni ragguardevoli. È anche una azienda che in qualche modo ha un settore militarizzato, tant'è vero che il Tribunale del Brasile l'ha condannata nel 2018 per omicidio in un caso e per tentato omicidio di due attivisti della Via Campesina che si manifestavano e si opponevano a degli esperimenti sugli organismi geneticamente modificati che venivano svolti nei loro territori senza autorizzazione. Uno dei due è morto, l'altro è stato tentato l'omicidio, non è riuscito fortunatamente. Questa è una sentenza effettiva. Questo per dire fin dove si spinge questo libero mercato e fin dove si spinge la militarizzazione, che non riguarda purtroppo soltanto i governi, ma riguarda il governo parallelo delle multinazionali, che ha un governo parallelo, ha delle strutture politiche. Però io sono qui, e anche voi credo, perché in realtà noi crediamo che le cose possano cambiare, e cambiano a partire dalla verità, anche quelle scomode, anche quelle che non ci piace né dire né ascoltare. Credo che oggi ci sia un grande, grande bisogno di verità, di sentire cose vere anche quando sono odiose,
come dire, la verità ha un suo canto anche lei, e credo che le persone la riconoscono. Ed è il motivo per cui credo di interpretare il senso invece di gratitudine quando le verità vengono espresse con tanta chiarezza e in forma così accessibile. E allora ritorno al tema di prima, perché è legato a questo, ci permettono di dissipare quella cortina di fumo. Io credo che, lo dice anche nel libro l'autore, ci sia un grande strumento che viene ovviamente da quel settore delle armi, che, come dicevamo, sempre all'avanguardia, no? Tutto il resto viene dopo, cioè le prime scoperte in tutti i campi avvengono in ambito militare e poi vengono applicate nella società civile, nella sanità pubblica o privata, eccetera. Ed è il collegamento tra tutte noi, l'interconnessione anche tra capi opposti del mondo tramite il web, che poi ci porta anche ad incontrarci di persona, come stasera. Però ecco, anche su questo c'è una speranza, perché quello strumento che da una parte ci travolge di informazioni che ci distraggono e ci portano fuori strada, dall'altro è un potente strumento di connessione quando è governato da noi stessi, e quindi ci permette di metterci insieme, di scambiare informazioni possibilmente veritiere e poi di passare dall'inazione all'azione. Ecco, io credo che quello sia un passaggio fondamentale, quello dell'individuare uno strumento nuovo che, se vogliamo, possiamo utilizzare al nostro per quello che ci riguarda, per quello che ci interessa davvero, senza assolutamente abdicare al fatto che poi ci dobbiamo incontrare, perché il valore stasera di essere qui, noi quattro, insieme a tutti voi, amplifica ulteriormente il valore che ho avuto io quando ho letto il libro da sola, nella solitudine del mio viaggio in treno, quando lo leggete voi nelle vostre case, quando ci si documenta individualmente, quando si fa un'azione come questa, collettiva, diventa politica. Politica nel senso della cosa che riguarda tutti, che interessa tutti. Ecco, questo dialogo di stasera è un'azione politica, e io credo che ci sia bisogno di molta politica nelle vite di tutti, e passare dall'inazione all'attivismo. I completely agree. There's nothing I can add to that. Sono d'accordissimo, devo dire, non ho nulla da aggiungere. Io a questo punto, magari, se siete d'accordo, invitando anche il pubblico a fare alcune domande, il punto conclusivo mi sembrava proprio quello dell'attivismo, lo hai richiamato bene, e il libro anche su questo svela una cortina di fumo, no? Perché dice, attenzione, siamo stati molto bravi a sovrapporre il tema dell'impatto climatico con la letteratura scientifica sull'impatto climatico, e mi ha ricordato, perché poi il libro lo cita, alcune pagine del libro di Greta Thunberg, che dice: ogni volta che parlo di impatto climatico mi dicono, giusto, hai ragione, è importante, vai e studia. E lei dice: no, ma io voglio fare, non voglio studiare, il tema è adesso, non è solo quello che imparerò per domani, è quello. Questa nostra capacità di spostare, il libro lo dice benissimo, sempre verso un futuro per non guardare il presente, è un altro di quegli elementi che un po' ci distoglie. Io ci ripensavo, e poi leggendo il libro, io ho avuto la fortuna di vivere una stagione che è stata quella ormai più di 20 anni fa, dove tra i forum sociali, Porto Alegre, l'Antigiotto, è stata una fase bellissima, e mi sorprende, ritornando al pensiero a quell'epoca, come anche lì faticassimo a comprendere la relazione, cioè il tema era uomo contro uomo, sopraffazione, ingiustizia, poco ancora il tema della relazione. Lo stesso Bové, che era uno dei simboli di quel movimento, lo guardavamo con un po' con un occhio un po' strano, perché diceva cose a cui non eravamo esattamente pronti. C'è stata un'accelerazione su questo davvero incredibile, e credo che l'invito che fa il libro è proprio quello, nel non
nel non perdere nel momento, e come tu dicevi benissimo, cioè quel libro bellissimo di Safran Foer su Salveremo il mondo prima di cena, ogni singola azione è il 100% in più di una non azione, e questa è una piccola pratica che ogni giorno possiamo imparare.